Questa è la festa di primavera che noi abbiamo, diciamo, organizzato alla fine dell'anno scolastico. Volevamo, diciamo, dare un'impronta un po' diversa prima dell'inizio dell'estate e quindi è venuta, diciamo, in maniera opportuna quest'idea. E naturalmente, proprio perché era la fine dell'anno scolastico, abbiamo pensato, che era già da tempo, diciamo, in cantiere, di includere il primo trofeo junior con Fratelli Colì, estemporanea pittura sociale, proprio per dare un'impronta un po' diversa, quindi manifestando la peculiarità della città di Napoli e per abituare i ragazzi ad essere presenti e partecipare. Per questo abbiamo invitato, quindi abbiamo chiesto al comitato di studio fosse originata questa manifestazione, questo evento, e poi abbiamo chiesto l'adesione di circa 15 istituti di notazione, i quali hanno aderito Santa Barbara, questo per dare un'impronta un po' diversa, per, ecco, abbiamo spostato questa manifestazione nel contesto, perché adesso noi diciamo che non abbiamo preso in considerazione. Ecco, l'idea della festa della primavera, diciamo, intorno alla Buonasera, grazie a tutti. Con l'amministrazione noi abbiamo colto immediatamente l'iniziativa, così nata da Gutrun Allegrens, nella persona del professor Vergine, proprio per ricordare che questo è un evento della primavera, quindi questo è appunto un grande festa, la prima edizione. Una edizione che, come ci è stata presentata, è quella che abbiamo anche condiviso, proprio perché è il momento in cui c'è bisogno di trovarsi. Ecco, io proprio tempo addietro, guardando l'inaugurazione dell'Expo, l'architetto che aveva ideato così Piazza Italia, diceva proprio questo: l'importante è trovarsi, la piazza è il luogo in cui la persona si ritrova, è il luogo in cui la persona riesce a sentirsi parte integrante della comunità. Questo ci ha spinto a cogliere veramente con piacere l'iniziativa di Gutrun Allegrens, anche perché, e poi sta anche riproponendo il primo torneo junior dei Fratelli Colì, altra ditta che veramente sta dando tanto lustro alla nostra attività di singolo di Gutrun. E quindi un momento veramente di aggregazione, un momento di divertimento, ma anche di promozione dei prodotti così locali. E speriamo che possano rispondere, infatti intanto ringrazio anche il provveditore che ha voluto così rispondere positivamente, insieme alle altre scuole che poi naturalmente verranno elencate dal professore Vergine, il quale titolare di Gutrun Allegrens. Buonasera. Allora, questa manifestazione ha avuto il patrocinio dell'Associazione Ceramica Artigiana Estrema che presiedo, in quanto c'è uno spazio dedicato alla ceramica, in particolare alla produzione della ceramica, dei piatti di ceramica. E noi facciamo già da tempo un trofeo in estate relativamente alla decorazione della ceramica, tutto su ceramica. Questa per la prima volta sarà invece dedicata solamente e esclusivamente ai ragazzi. Abbiamo una settantina di ragazzi che hanno aderito, provenienti da diverse scuole, Aladeo, Cursi, Corigliano, Colepasso, Pirofiano, Sogliano, Neviano, Soletto, Galatina, Casalano, Supersa. Sono tantissime scuole e come prima iniziativa ovviamente siamo veramente orgogliosi. Saranno distribuiti questi ragazzi lungo il periodo della vita a Santa Barbara, Pirofiano, e durante tutta la mattinata, pomeriggio, fino a sera ci mettiamo con questi colori, con questi piatti. Però la premiazione sarà fatta in estate in occasione della mostra della ceramica. Abbiamo pensato in maniera opportuna di presentare questa manifestazione, questa prima manifestazione di Gutrun Festa. Era un'idea che era già in atto da un po' di tempo, anche se siamo riusciti a metterla
a prepararla in circa un mese e mezzo. È stata, diciamo, un'occasione di manifestare e di preparare una festa, la festa di primavera per Cutrofiano, farla coincidere con la fine dell'anno scolastico, anche perché abbiamo approfittato per mettere in atto il primo trofeo Junior Fratelli Poli, rivolto estemporanei di pittura su ceramica, rivolto ai ragazzi delle scuole.